Termina con una sconfitta, condizionata da un rigore inesistente assegnato ai padroni di casa a 10 minuti dalla fine, la gara di Santo Stefano tra Crotone e Juve Stabia. Mister Drago deve rinunciare per squalifica a Gallardo e Vinetò. Eramo rientra dal turno di stop, fascia di capitano ad abruzzese. Esordio stagionale dal primo minuto per Ligi. Dall'altra parte Braglia si affida al 4-3-3. Il primo pericolo della gara lo creano gli ospiti con Ciano, che calcia direttamente in porta, palla che termina di poco fuori alla sinistra di Seculin. All'undicesimo Drago deve ricorrere già al primo cambio, Maiello in un'azione di gioco si fa male e lascia il posto a Khalil. I padroni di casa sfiorano la rete, con Daline Vicius, che stacca di testa indisturbato con la palla che termina alta sulla traversa. Al 26esimo i rossoblu, oggi in maglia bianca da trasferta, passano in vantaggio. Punizione pennellata di Ciano e testa vincente per l'inserimento di Addae. Primo gol in campionato per il centrocampista ganese. Subito dopo il gol gli squali hanno una ghiotta occasione per chiudere i conti in contropiede, ma il tiro di Gabionetta viene ribattuto. Al 33esimo giunge il pari del gialloblu. Genevieve colpisce il palo su punizione, ma sulla respinta Daniele Vicius è attento e bravo a respingere la palla in rete firmandolo 1-1. Nella ripresa la gara cala di intensità e a parte un colpo di testa di Scognamiglio respinto da Gabionetta sugli sviluppi di un corner, non accade nulla da segnalare. Con il Crotone che non rischia nulla e la Juve Stabia che non si affaccia mai dalle parti di Caglioni. Al 15esimo Braglia inserisce in pronta per Zito, mentre due minuti dopo Drago cambia Ciano con De Giorgio. Al 69esimo cartellino giallo pesante per Gabionetta, che diffidato salterà l'ultima gara dell'anno contro il Brescia. A 11 minuti dal termine arriva l'episodio che cambia il match. La Juve Stabia batte una rimessa con le mani che era del Crotone. Acosti sente Maduda alle sue spalle e si lascia cadere in aria con l'arbitro che si fa ingannare dall'attaccante gialloblu e assegna il calcio di rigore. Tra le vibranti proteste dei pitagorici. Dal dischetto si presenta Genevieve con Caglioni che intuisce l'angolo alla sua destra ma non arriva sulla palla. Ma all'85esimo gli ospiti restano in 10. Lo scatenato Acosti sfonda sulla sinistra e costringe Addae al fallo, secondo giallo per il centrocampista di proprietà del Parma con conseguente espulsione. Nonostante l'inferiorità numerica, gli squali si gettano in avanti alla ricerca del meritato pari. Ma all'ultimo dei 4 minuti di recupero, ancora Costi va via sulla sinistra e calcia. Caglioni respinge, sulla sfera si avventa in pronta, che da due passi non sbaglia e sigla il 3-1 finale. Risultato bugiardo per il Crotone, che chiude il girone di andata a 22 punti.